Nel prossimo servizio parleremo di Treloe, un progetto europeo Erasmus Plus che ha come sfida quella di trasferire competenze green, digitali, di imprenditorialità nella formazione. Pensate, ha scelto ESFCPT come uno dei 7 centri di eccellenza per la formazione. Di questo tema ne abbiamo parlato insieme a Grazia Veronesi. Questo progetto nasce da una bella proposta che ci è arrivata da T2I Scarl di sperimentare questa figura che è all'interno di un loro progetto Erasmus che si occupa di temi legati alla sostenibilità ambientale. Aveva all'interno anche l'idea della formazione di un target di utenti che potessero alzare il proprio livello da un terzo livello IQF dei framework europei a un quarto livello IQF. Ci è piaciuto pensare che dei giovani potessero essere formati a questo nuovo modo di vivere un cantiere per diventare dei moderni operatori tecnici di cantiere e per certi versi sentirsi cittadini anche a livello professionale, che è una cosa molto importante, cioè nel proprio modo di operare all'interno del proprio cantiere. Che è importante un consulente ambientale nei cantieri? L'abbiamo chiesto a Giovanni Zampieri, direttore di ESFCPT. Mi sembrava interessante riuscire a sperimentare questa nuova figura perché è una figura che potrebbe avere un grosso impatto all'interno dei cantieri nella logica dell'economia circolare. Quindi abbiamo preso questa esperienza subito in mano e abbiamo cercato di tradurla nel nostro quarto anno, quindi nel percorso formativo che lavora principalmente sulla figura del tecnico edile. Che cosa prevede il progetto Treloe? L'abbiamo chiesto a Chiara Raimundos. Il progetto Treloe prevede inoltre la realizzazione di 7 centri di eccellenza a livello di tutta Europa. Noi abbiamo già costituito il centro di eccellenza Italia, aperto, quindi non è chiuso, ma all'interno di questo progetto, oltre ai partner Italia, c'è anche ESEF di Verona, quindi la scuola edile, che con noi ha sperimentato il quarto anno duale su fondamenti di economia circolare e vedrete a breve sperimenterà anche un percorso di energy manager sui lavoratori, sempre in modalità duale. Come tutor, quali sono state le reazioni dei studenti e quali le aspettative rispetto a questo importante percorso formativo? L'abbiamo chiesto alla tutor Cristina Bottacini. I temi innovativi affrontati durante il corso e le modalità sicuramente di approccio diverso rispetto a quello che può essere un tradizionale corso di formazione hanno fatto sì che la classe abbia avuto reazioni sicuramente positive. I ragazzi sono stati tutti molto coinvolti e hanno risposto positivamente a tutte le tematiche affrontate. Abbiamo chiesto a Marco Meneghini che ruolo ha avuto il tema dell'ambiente nel quarto anno formativo della scuola edile ESFCPT. Quest'anno abbiamo affrontato come elemento fondante anche di questo corso tecnico edile il tema ambientale, affrontando diversi aspetti, soprattutto spinti anche dal PNRR che prevede proprio la ricerca di questi nuovi materiali caratterizzati da questa sigla CAM, vuol dire criteri ambientali minimi, che va praticamente ad approfondire la vita di ogni singolo materiale ed elemento tecnologico di nostri cantieri. Si parla sempre più spesso di green public procurement, appalti pubblici dedicati al verde. Quanto è importante in questo momento storico prestare attenzione a questo tema? Ne abbiamo parlato insieme a Matteo Masconale. Un tema fondamentale per le imprese, perché devono essere in grado di poter selezionare fornitori e materiali che siano correttamente certificati e non semplicemente dichiarati, diciamo, sul modello del greenwashing come attenti all'ambiente, ma che abbiano la competenza per poter verificare effettivamente le certificazioni di questi materiali.